Allora, benvenuta a G-Group a Campus Party. Grazie. In realtà G-Group è entrata a metà, perché è entrata prima per Campus Party Connect lo scorso dicembre, gli è piaciuto l'evento e quindi adesso fa parte di Campus Party 3. Quindi, prima domanda, molto molto semplice, cosa ne pensate di Campus Party? Allora, parto da quello che hai detto, del primo contatto, perché già subito dal primo contatto abbiamo avuto un ottimo feeling rispetto al vostro modo di lavorare e al nostro concetto. Quindi l'evento di novembre è stato importante per noi perché ci ha permesso di parlare con candidati che facevano parte del contesto scolastico, dare un punto di riferimento, un confronto importante con un target che per noi è rilevante. Da qui abbiamo deciso di sposare poi dopo il Campus Party, quello grande, come si dice in gergo tecnico, e questo per lo stesso motivo, perché comunque in questo contesto noi troviamo sostanzialmente tutte le anime che ci accompagnano, troviamo le aziende, troviamo le università, troviamo le start-up, troviamo i candidati, troviamo i giovani, troviamo persone che hanno voglia di dare un contributo, e quindi questo è quello che ci ha mosso dal primo contatto con gli studenti al nuovo contatto con tutto l'ecosistema. Beh, allora, noi siamo qui nella postazione di G-Group della Job Factory, quindi raccontaci un po' che cosa state facendo qui. Allora, sono state giornate intense, molto belle. L'obiettivo di questa Job Factor è stato quello di ovviamente farci conoscere dal pubblico di riferimento, e questo ti direi che è stato molto importante ed è stato veramente un bel momento. Dall'altra parte siamo riusciti a portare in un contesto disruptive delle attività che noi facciamo in maniera un pochino più ordinaria, quindi assessment, orientamento, coaching rispetto al mondo del lavoro. La cosa che ci è piaciuta moltissimo è che questo ecosistema non è solo prettamente frequentato da persone IT, ma è frequentato da tutto l'ecosistema che ruota intorno all'IT, HR, marketing, sales, solution, quindi tutte le persone che sono interessate all'innovazione. Quindi abbiamo avuto veramente contatti con tanti candidati, tante aziende, istituzioni, dove il confronto è stato sicuramente importante. Bene, allora, voi siete stati, diciamo, molto ordinati e bravi a sfruttare l'area contamination. La contaminazione è la parola d'ordine di Campus Party, quindi che cosa vi aspettate dalla contaminazione come risultato di questo evento? Allora, la contamination per noi sono sicuramente le postazioni dove abbiamo voluto sperimentarci, lavorare al fianco di altre persone per uscire dal solito quotidiano in cui ovviamente nel nostro ufficio condividiamo sempre tra di noi gli spazi. L'altro elemento di contamination fondamentale è stato quello del reverse mentoring, un momento ovviamente importante perché abbiamo avuto modo di ribaltare quello che è il nostro modello ordinato da questa parte. Quindi di solito siamo noi che orientiamo il candidato, siamo noi che diamo consigli, siamo noi che ascoltiamo e aiutiamo il candidato nel mondo del lavoro. Dall'altra parte invece, nel mondo del reverse, sono stati i candidati che ci hanno dato degli stimoli, sono stati i mentor che ci hanno dato dei suggerimenti su degli elementi importanti per noi, che sono soprattutto quello della comunicazione verso il candidato, perché l'argomento era basato sul nostro posizionamento, sul nostro modo di comunicare sul nostro sito, e quindi è stato per noi importante raccogliere un feedback per uscire dal nostro ordine. Bene, allora grazie a G-Group per essere a Campus Party e anche l'anno prossimo. Grazie.